Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare questo pane con un misto con due farine, una farina del Molino Fratelli d'Emilia di Artena, eccola qua, di tipo 0, e poi userò un integrale che è del Molino Cipolla di Terracina. Questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato diverse ore fa. Vado a mettere tutto in planetaria, sciolgo prima la pasta madre con una parte di acqua e poi ci verso le due farine. Ci verso poi anche la dose di acqua, la verso quasi tutta, poi il resto mano a mano che giro la metto. Così mi regolo anche se ce ne vuole un pochino di più o di meno. A me alla fine ce n'è andata 3,40, però questo dipende molto dalle farine che usate, dall'assorbimento delle farine. A metà strada metto il sale, io metto sempre poco sale, un cucchiaino e sono all'incirca 6 grammi e faccio girare. Mentre guardate i passaggi, volevo dirvi che io non ho più la pagina Facebook Erika Official. Anche se nei video vecchi ne faccio menzione, questo mi dispiace, però non è che posso togliere i video fatti per questa cosa, quindi mi trovate soltanto nel canale YouTube. Ho preparato qui dei semi di zucca e di lino e li metto alla fine dell'impasto, faccio girare ancora un attimino ed eccoli qua. Bene, ora l'impasto lo verso dentro una ciotola oliata e qui farò due giri di pieghe con l'intervallo di mezz'ora. Copro e poi faccio un altro giro. Sapete che i semi sia di lino che di zucca, di chia, tutti i semi in generale fanno benissimo al nostro organismo. Contengono tantissime sostanze, quindi approfittiamo quando possiamo metterli dentro i nostri impasti. Ok, io ho lasciato il mio impasto a temperatura ambiente all'incirca 4 ore, fa molto caldo e come vedete è cresciuto tantissimo. Dopodiché lo giro sul piano di lavoro per andare a fare dei giri di pieghe. I giri di pieghe ne farò soltanto due, però se volete anche tre, ma adesso con questo caldo nemmeno c'è bisogno, fa caldissimo. Siamo passati praticamente dal freddo al caldo africano e quindi la lievitazione va avanti anche troppo veloce. Fatto questo primo giro, come al solito copro con la ciotola, lascio mezz'ora e poi farò un altro giro. Per questo filone farò un passaggio in frigo perché, sono arrivata la sera, ho iniziato praticamente nel pomeriggio a fare questo impasto. E sono arrivata la sera, quindi farò un passaggio in frigo perché non posso lasciarlo certamente a temperatura ambiente con questo caldo. Quindi finite le pieghe, vado a formare il filone. Il frigo rallenta la lievitazione, si allungano i tempi, ma continua a lievitare. Questo per rispondere a Mimmo che mi ha fatto una domanda sotto un video. Finisco di chiudere il filone, se volete fate una pagnotta, non è importante. E poi lo metto dentro il mio cestino, forse dovevo mettere il cestino un pochino più piccolo. E vabbè, spolvero con un po' di semola, chiudo il telo e poi lo sigillo dentro una busta di plastica, altrimenti in frigo si inumidisce. E lo appoggio in frigo fino a domani mattina. Eccolo qua, come vedete è stato all'incirca 7 ore, 7-8 ore, è pronto, vedete,
si è gonfiato tanto. Lo ricopro un attimo, nel frattempo aspetto che il forno vada bene a temperatura, quindi ci vorrà mezz'ora, anche di più di mezz'ora. E qui ho preparato la carta forno su una teglia girata e l'altra l'ho messa in forno, così quando faccio scivolare sarà rovente. Voi se avete la pietra refrattaria fate scivolare sulla pietra tranquillamente, però per la pietra ci vuole più tempo, si deve scaldare benissimo. Eccolo qua. Ho messo ancora un po' di semola sopra e ora ci farò un taglio senza disegnini, soltanto un taglio con il bisturi o con la lametta. Io ho il bisturi, questo qua finché funziona. Faccio con questo. Affondo un pochino. Nel forno ho messo un pentolino con un po' d'acqua, così si crea il vapore, e poi all'inizio ci spruzzo anche un po' d'acqua con lo spruzzino. E, eccolo qua. Guardate, io ho dimenticato, volevo mettere dei semini. Vi consiglio di metterli sotto il cesto quando adagiate il pane, in modo che poi quando con la lievitazione si attaccano. Io adesso li metto così, però sicuramente cadranno in questo modo. Ho spruzzato un po' d'acqua così si attaccano, però è meglio metterli quando lo mettete in lievitazione. Bene, vado ad infornare. Ok, ho fatto scivolare la carta forno sulla teglia calda ed ecco qua si sta già gonfiando. Ho il mio forno un po' all'antica, i forni di adesso hanno il vapore automatico, io vado ancora con il pentolino. Eccolo qua, lo metto a raffreddare su una gratella e aspetto per tagliarlo che si freddi un po'. Bene, direi che è quasi freddo, è appena un pochino leggermente, però tagliamo lo stesso. Però è bene aspettare che si freddi per benino, eh? Vedete, i semi si stanno staccando così, però non importa, li abbiamo messi dentro, semi di zucca e di lino, ed eccolo qua. C'è anche un accenno del coniglietto, non in modo eccessivo, però c'è. Il profumo è molto buono, anche questi semini contribuiscono a renderlo profumato. E io direi che questo connubio di farine del mulino di Terracina e l'altro di Artena è riuscito molto bene. Vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like sotto il video naturalmente. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!